Buonasera a tutti. Mi dispiace avere rovinato la partenza come la scorsa volta, però mi è servito per fare un test. Ne avevo bisogno di fare questa cosa. Purtroppo come si dice, nel test che c'è su OBS per controllare la larghezza di banda, questa cosa non la posso verificare e ho dovuto verificarlo all'inizio della live. Mi dispiace, ragazzi. Per chi c'era già. Ci spostiamo, migriamo, diamo il suono a control. Io mi dilego che non voglio spoiler, ci vediamo sabato nel caso fai open lobby. Allora, prima di cominciare, diciamo queste due cose qui. Io per venerdì avrei in programma Shady Part of Me, però sapete anche quelli che sono appassionati di Monster Hunter che stanno guardando, sanno anche che domani annunciano nuovi dettagli riguardo la demo di Rise. Quindi, a seconda di quello che verrà detto, verrà annunciato, io poi modificherò la schedule. Perché se per caso, nel momento in cui si conclude la live, dicono andate sul Nintendo Store e c'è la demo da provare, allora credo che io e Alex registreremo qualcosa. Non posso streamare, o non credo di poterlo fare, dato i miei mezzi al momento, però visto che la capture card non la posso usare per la Canon, forse la posso usare sulla Switch. L'ho già provata e sembra aver dato dei risultati non male, e quindi mi sa che registrerò qualcosa assieme a Alex. Vediamo. A seconda di quello che dicono, io poi modifico la schedule, quindi vi dirò. E mi faceva piacere tenerla sabato l'open lobby, però dipende tanto da quello che verrà detto. Dipende tanto da quello che verrà detto. Allora, come avrete intuito, io non posso utilizzare, e me ne sono già lamentato oggi pomeriggio, quindi lo sapete già, non posso utilizzare la capture card che ho comprato. Allora, io credo che registrare si possa, ma streamare la vedo dura, perché non è una capture card fatta apposta per acquisire specificatamente le console, cioè si può usare, ma secondo me l'input lag è troppo forte. Adesso faccio dei test, perché se funziona sulla Switch l'abbiamo già provata ieri e non va male, non va male in realtà, no, non va male per niente, almeno dal mio punto di vista, per il prezzo va bene, va bene. La devo provare. È quello, e poi, cioè, insomma, spendendo poco, non è che ci si può aspettare chissà cosa. Però io l'avevo presa specificatamente per la Canon, perché per le, come si dice, per le fotocamere non c'è bisogno di chissà che cosa. E infatti andava molto bene se non fosse per il problema della macchina fotografica. Quello è un peccato, in effetti, quello è un gran peccato, ragazzi. Se non fosse che non c'è l'impostazione per cavare il box del focus, cioè io la userei, però non la posso usare. Non la posso usare perché non ho l'impostazione proprio nella macchina fotografica. Di buono c'è, ragazzi, che ho sistemato un po' l'audio del microfono e sì, no, infatti io sto aspettando di arrivare alla cifra, perché con quella cifra lì poi mi prendo quella buona. Comunque, dicevo, per registrare secondo me va bene quella capture card lì, per streamare non lo so, perché tra ritardo nell'acquisizione magari, input lag, quelle cose lì, e magari ritardo nello stream, mi sa che. Non lo so, comunque farò dei test in questi giorni. Farò dei test. E niente. Grazie per essere passato, Seifer. E noi ragazzi cominciamo. Spengo quello che non serve, ovvero questo. Quello può star lì.
Tu devi stare aperto, così mi limiti gli FPS. Ok. Direi che andiamo. Direi che andiamo. Allora, noi avevamo concluso la scorsa volta parlando con Emily, la cara Emily Pope. E niente, lei ci aveva detto di cercare questo Marshall perché a quanto pare ha una relazione con il tizio, come si chiama? Darling, che è il tizio che ha, lo scienziato che ha prodotto i dispositivi per proteggersi dall'IS. Scusate se vi ho assordato. Non so mai a che distanza stare dal microfono per non essere eccessivamente vicina o troppo lontana. E noi avevamo, ci si erano aperte un sacco di missioni opzionali, infatti io non le avevo guardate, però allora, finita la live, ho messo un'altra modifica all'arma. E poi, siccome ho distribuito un po' di punti, abbiamo un altro slot per le modifiche personali. Quindi penso che prima di partire, sistemiamo un po' questo. Efficienza del lancio, efficienza della schivata. Ok, miglioramento energia. Io quasi quasi. Non è che poi in realtà io faccia così tanto affidamento, sul lancio e tutte le altre abilità. In realtà sparo per la maggior parte del tempo, quindi che abbia senso. Oltre allo scatto hai nuovi poteri, pistola, lancio oggetti e lo scudo. Esatto, lo scudo. Precisamente. No, stavo valutando quali mettere. Perché effettivamente il lancio è quello che uso di più. Quindi forse questi sono esattamente uguali, mi pare. Costa energia del lancio, meno 9%, questi due sono uguali. Ma io per il momento metto questo, ragazzi, poi vediamo. Allora. Bersagli principali, manutenzione, trova Marshall. E allora, Pope informa Jess che Marshall è andato al settore ricerche per creare altri. Ah, ok, perfetto. Quindi Marshall è andato al settore ricerche proprio per creare altri di quegli strumenti che servono per difendersi dall'IS. Fantastico. Jess crede che Marshall possa saperne di più riguardo Dylan. Ecco. Ci eravamo lasciati anche con questa revelation che in realtà io sapevo già un pochino perché leggendo la trama si intuisce che la nostra Jess ha un fratello a quanto pare e da piccoli loro hanno trovato qualcosa che lei ha collegato agli oggetti del potere, questo proiettore che a quanto pare creava portali, se ho capito bene, per altre realtà, altre dimensioni. E insomma, loro sono riusciti a farsi aiutare da qualcuno. Sono riusciti a farsi aiutare da qualcuno per gestire questo oggetto. E tuttavia, a un certo punto, qualcuno ha chiamato i responsabili dell'FBC. E questi hanno prelevato Dylan, il fratello di Jess, e lei da allora non l'ha più visto ed è per quello che Jess è arrivata lì all'FBC alla ricerca di suo fratello. E
Allora, io onestamente questo non riesco a capire che cosa c'è, che quale sia. Devi fare qualcosa di manutenzione, cioè ci possiamo andare e vedere che cos'è. E questo adesso aiutati, bruciando i rifiuti ammucchiati intorno alla fornace nel settore manutenzione. Questi dovrebbero essere nello stesso posto, quindi boh, cioè, facciamo questo invece di andare subito dal Marshall, facciamo questo e vediamo cos'è. Poi se è una missione così del cavolo, la lasciamo stare. Andiamo a cercare Marshall. Allora, stavolta mi ricordo come si legge la mappa. Ok. Allora, questo è il nostro obiettivo, quindi a meno che non ce ne sia uno più vicino, che non credo andiamo qui. O questo. Io mi vengo un colpo, ragazzi, se riesco a capire come interpretare sta mappa. Perché la logica ci dice che se noi andiamo qui, poi facciamo quella stradina lì, poi ci arriviamo. Andiamo qui. Tanto, insomma, non è che siano così distanti. Non è che siano così distanti. Allora. Ti prego, Jess, non lo fare più. Andiamo nella direzione giusta. Qua c'è. Quindi no, dobbiamo rimanere su questo piano. Proviamo ad andare e vediamo che fa. Proviamo a ricominciare. Sperando che la smetta. Basta, e l'altro dov'è? Quello super hard. Qualcuno è comparso perché ho sentito il fruscio. È un'impressione. Wow.
Non me ne ero minimamente resa conto. Ma se muori mentre fai alcune missioni opzionali, te le cancella. Perdonatemi, ma non me ne ero resa conto. Ah, niente. Proveremo a fare questa. Che peccato. Non me ne ero minimamente resa conto. In che senso? Le rifai da capo? A quanto pare me le ha cancellate proprio. Vedi che non c'è più nella lista. Quella che stavo facendo prima. Sopra me è salvato, quindi. Ma guarda te. Non me ne ero cioè me ne ero. Non avevo visto che si era eliminata proprio. Le puoi risbloccare nel caso. Non lo so. Non so quanto te in questo momento io. Non ne ho la più pallida idea. Non lo so. Però dobbiamo capire. Allora, aspetta, torniamo indietro e poi andiamo là. C'è proprio un punto di controllo là appiccicato. È un gioco. Allora, sono venuta da qua io. Datemi il mio punto di controllo. Allora. Ok, qui e ci siamo esattamente davanti. Splendido. Splendido. E se non sbaglio era questo. Avrebbe senso. Avrebbe senso. Scusate, mi fa sorridere il tipo che canta. Dobbiamo buttare dei rifiuti radioattivi. Ma ho l'impressione che laghi un po' il gioco. Sì, decisamente. Forse quello ho i miei dubbi. Questa non era la zona dove ti lanciavano gli oggetti, quella del floppy. No, non è questa. Non è questa. Più che altro mi chiedo dove li devo buttare i famosi rifiuti, che a questo punto saranno questi, saranno i barilotti, quelli con i rifiuti radioattivi. Non ci sto vedendo niente. Facciamo un tentativo. No, sì, li butto lì, però. Vabbè. Leggiamo se ci sono dei documenti prima. My name is Dr. Pierce, lead researcher of the Parakinesiology Department. I believe that I've discovered a code Omega paranatural entity residing within the bureau itself, right under our noses. Darling refused to allocate me the budget or resources, so I'm taking matters into my own hands. Let this recording be the proof I need to convince them. The furnace can speak. It's been talking to me for some time now. Listen.
Did you hear that? It's a sentient force capable of communicating. I checked and there's no record of ever installing this furnace. I believe that... Oh, sorry. What? Yes. Per ora. Esatto. No, no, teniamo le dita così, ragazzi. I'll try to find some volunteers. Voi ve lo ricordate l'oggetto del potere di cui abbiamo sentito parlare verso la fine della scorsa live? L'albero che ripeteva quello che gli veniva detto. Secondo me l'albero è finito lì dentro, alla fornace. Ed è per quello che lei pensa che sappia parlare, la fornace. Comunque adesso abbiamo uno sporco lavoro da fare. By trash, did Ati mean barrels full of hazardous biological material? Biohazard, poi non radioattivi. Pardon, ragazzi. Biohazard, non radioattivi. Ma non so perché. Ho interpretato. Non lo so, gliel'avrà buttato qualcuno. Solo che. Cioè. Boh. No, non era quello che volevo. Solo che. Come facciamo a non recuperarlo se è lì dentro? Perché mi è venuto da dire radioattivo quando era chiaramente il simbolo della, del biohazard? Tra l'altro è uno dei miei simboli preferiti. Allora, laggiù ci devo andare. Vediamo se... Ovviamente di qua non c'è... Ragazzi, mi sto accecando. Non so voi, ma io mi ci sto accecando. E... Quanti ne restano? Allora, intanto devo andare laggiù, sicuramente. Quelli non sono... Ce n'è uno lì, però non ci arrivo così. Venga! Ok, quanti ne restano? Allora, qua c'è roba da leggere. Lamentela sul tubo pneumatico per la posta. E mi sbaglio sempre tasto, Dio mio. Allora. Ehi, Bowser, senti questo. Il Dipartimento Contabilità dice che non hanno ancora ricevuto il mio rapporto spese. Dicono che probabilmente le ricevute sono andate perdute nei tubi pneumatici per la posta. A causa di qualche alterazione, o soglia, o qualche altra stronzata. E sembra gli originali non possono approvare i miei rimborsi. Che stronzate. Ma perché usiamo quei cazzo dei tubi? C'è una parolaccia ogni due righe. Se sputano fuori la posta in qualche altra dannata dimensione. Mi sfogo qui prima di sporgere un reclamo ufficiale. Teste di cazzo. È bellissima sta cosa che... Cioè, loro sanno perfettamente che questo edificio tipo si modifica, oppure... sì, è in continuo mutamento. Questi dicono addirittura che i tubi portano la posta in altre dimensioni, ma nessuno si fa specie di questa cosa. Oh, grazie! Due mesi non sentirli, grazie. Grazie, grazie mille Ruben. E ne approfitto anche per fare il show. Ovviamente vai, perfetto, grande. Allora, c'era un'altra cosa che però mi stavo chiedendo. Esatto, qui c'è qualcos'altro da sentire. My name is Dr. Pierce, lead researcher of the Parakinesiology Department. I believe... Oh no, ok, questa era la tizia. E... Che poi in realtà ti sopporto da ben prima. Allora, se deve essere una sofferenza così, cioè... Chiudiamo, tagliamo i rapporti subito. Allora, cosa ho trovato? Miglioramento, frantumazione, proiettili. Bene, ma dove sono gli altri rifiuti biohazard qua?
Sì, mi sembra che il gioco lagghicchi un po', però non riesco a spiegarmi perché. Ah, ecco. Vola. Vola. Abbiamo finito? No. Vabbè, ma siamo pari, anche te supporti me. E allora. Dov'è l'altro? Sto perdendo le diottrie per vedere. Ah, quindi dici che è per questo motivo? Speriamo, speriamo. Non mi sono accorta, cioè non ci ho fatto caso se laggava anche nelle stanze prima. Quello no. Ah, eccoti, bastardo. Dobbiamo cercare Marshall. Dobbiamo cercare Marshall. Dove lo cerco, Marshall? Dalle ricerche. Dall'edificio ricerche, che però non è segnato nella mappa. O sbaglio? Sarà una delle due. Delle sezioni cancellate. Dove la troviamo? Allora, questa è la stanza della fornace. Ah, ma io. Qua non ci si può andare. Forse posso provare a salire. Adesso pare slagga un po' il gioco e non riesco a capire perché, però per il momento funziona. Sì, ma ti dica, è tutto a posto, non so perché. Qua non ci si può andare, ma sospetto che sia chiusa comunque quella porta là. Vabbè. Figliola, io volevo saltare. Vabbè. Comunque, Ruben, ti sei perso la scoperta del perché mi fa. Ma allora non saltare, che ti devo dire, non ci si va là. Pazienza. Ti sei perso che a inizio live ho scoperto perché mi dà quell'errore lì della CPU, eccetera, eccetera. Comunque non ne stiamo a discutere ulteriormente, magari ne parliamo poi. Allora, se io vado di là. Allora, qua sopra non si può andare. E direi che niente. Facciamo uno spostamento rapido, dove andiamo? Boh, qui. E poi vediamo se possiamo andare di là. Esatto. Forse sì, mi tocca andarci per forza. Ok.
Oh, ciao Andre. Benvenuto, anche se la live di questa sera sembra essere abbastanza, come si dice? No, ci siamo totalmente allontanati, quindi dall'altra parte. Sembra essere, come si dice, iellata. No, stasera non va tutto bene. Nel senso che stasera è la connessione. Stasera è la connessione che ci dà fastidio. Ci posso entrare qui? Adesso sì, abbiamo il power. Club del libro. No, no, il gioco sì, mi sta piacendo, però vorrei che... Vorrei tanto avere delle live che vanno tranquillamente. Unless You, recensione del Capitano Lopez. Al giorno d'oggi la maggior parte dei romanzi di fantascienza per ragazzi combina la classica storia del raggiungimento della maturità con un'ambientazione distopica inventata, una storia d'amore tragica. Ok. È una recensione di un libro? Un libro che parla di questo virus che si chiama Fix. Wow. No, non lo so in realtà. Non lo so. Non ne ho la più pallida idea in questo momento. Ok. Adesso dobbiamo trovare la strada, che è come si dice? No, ci stiamo totalmente allontanando, quindi direi che non è questo. Però potrei essere vicina là e che sia quello del centro ricerche. Boh. Allora, io la vedevo molto più come la parte di qua, il centro ricerche, che è abbastanza grande. Se riuscissi a capire... Come arrivarci? E siamo qui. Se ci arriviamo da lì. Adesso come vedi siamo dalla cosa, dalla centrale, però io volevo cercare nell'esecutivo. Sai che forse hai ragione, adesso che ci penso. Hai ragione, che c'è stata pure la cutscene che ci faceva vedere. Cacchio. Solo che non me la ricordavo. Vediamo. Insomma, l'ascensore leader ed esecutivo ti porta dappertutto. Questo. Eh sì, che cacchio. Scusatemi, ragazze. Sector elevator. Vabbè. Comunque, sì, probabilmente se ne renderà conto Alex che ha visto anche la configurazione che avevo prima. Mi sembra che stia laggando un pochino il gioco rispetto al solito. Ecco, cavolo. Vabbè. Tra l'altro, prima, mentre ero preoccupata per la storia della connessione, mi sono mangiata una pellicina. Sto morendo dissanguata.
Da Twitch sembra fluido, ma io lo vedo che ogni tanto scatta. Ogni tanto però, eh. Lì sti piglia. Wow. Non è che mi sono sbagliata prima e ho tolto qualcosa che doveva essere mantenuto? Forse era questo? Ah, sì. Sapete che forse avevo tolto il motion blur? Io sono abituata ad avere. Ma sai cosa? Cioè, io quando l'ho visto nella cutscene, questo qui ho detto: Madonna, ragazzi, che bello! Perché ci sono delle sequoie lì. Cavolo. E le sequoie sono uno degli alberi. Sono uno dei miei alberi preferiti. Allora. Guarda quante piante che ci sono. Ma sono piante vere, tra l'altro, queste. Non mi ricordo assolutamente come si chiamino, però. Questa è bloccata. Ma questa è bloccata la porta perché si sono creati quei parallelepipedi lì? Le sequoie. Eh sì, le sequoie. Ciao, darling! Non Research sector, huh? Home of abbiamo burrows ascoltato and niente di mad quello che ha detto, però. scientists. Vedi la cassa. Ah, giusto, giusto. È vero. Che quando me li perdo li devo guardare. Collezionabili, multimedia. Vai. Dov'è? Dov'è? Settore ricerche. Welcome to the research sector of the Federal Bureau of Control. I'm Dr. Caspar Darling, head of research. Somebody thought this video would make for great internal communications. I'm looking at you, Mr. Tomasi. So, this is where the magic happens. Anyway, I've been here for 24 years now. I've always been here. And through those years, we've made astonishing discoveries. Authored studies of grave importance, and in all this work, there is one thing we know, and that's how little we truly know. Rest assured, we're committed to keep pushing the known laws and borders of reality, and to make the Bureau proud. So, welcome. Assuming you have the necessary clearance, and do follow the safety protocols. Read the manual. Otherwise, Certo. bad things will happen. Il tipo che non sa che cazzo fare. Dovrei cominciare a fare delle live col camice di laboratorio. Oh lol. Ma lì c'è qualcuno. Dottor Darling's office. Oh no. Aiuto. In questa breve sequenza abbiamo capito che un cestino fa più male di un mobiletto qui. Ok. Oh no, ma questi hanno il coso. No, 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 no. Non lo faccia! Sarete contenti che siete riusciti nell'impresa di farmi mettere il camice. Sì,
Siete riusciti nell'intento di farmi mettere il camice. Sì, e ho anche il camice da laboratorio. Non esageriamo. Non esageriamo, non fangirliamo troppo. Allora, dove sono quei bastardi? Ma guardali sti cecchini di merda. Me ne ha tirato proprio uno addosso, credo. Ah, no. Non lo faccia! Ci speriamo, altrimenti, ragazzi, faremo un'altra volta. Faremo un'altra volta. Oppure comprerò dei criceti che alimentino il router, che diano una mano al router. Che dire. Ale. Poi. Secondo me devo usare lo scudo, però. Dai. Sto bestemmiando. Comunque, ragazzi, mi fa piacere che anche solo 5 persone abbiano la pazienza di stare qui ad aspettare che la mia connessione si ripigli. Però io devo riammazzare tutti, credo. Eh già. Ma state pure lì. Eccola. Dove sei? Cosa fa? Sta fermo. Oh, là. Adesso vi tiro addosso tutti i cestini qua. Madonna, ma fa malissimo! Oh no. Io non ci posso credere, ragazzi. Come può un cestino fare più male di un mobiletto? Sicuramente le lettere vi faranno male.
notare che io avrei anche lo scudo, non lo sto usando. Basta? Finito. Guarda qua che macello. Che macello. Ma lì c'è un giardino. Oh, infatti sta zona è molto molto bella. Perché questi ricompaiono? Non li ho uccisi? Devo farli fuori in qualche altra maniera. Ah no, vedi, è sparito tutto adesso. E vabbè, andiamo di qua. Però la considerazione che volevo fare prima era un'altra, cioè che questo edificio mi ricorda tantissimo non mi ricordo qual è lo stile degli edifici fatti così, che sembrano, non lo so, tipo i palazzoni che abbiamo anche noi del periodo fascista in Italia. Però non mi ricordo qual è lo stile. Sicuramente c'è scritto da qualche parte, però. La cantilena. No, non è quello. Mi ricordo che l'avevo letto. Mi ricordo che l'avevo letto. She's in trouble. I need to reach her. Ok, Marshall era la tizia che parlava dell'oggetto. Ci voglio guardare. Datemi un secondo. Allora. Guardiamoci, che mi ricordo l'avevo letto da questa. È in un edificio brutalista. Il brutalismo è una corrente architettonica nata negli anni 1950 in Inghilterra e vista come superamento del movimento moderno in architettura. Non mi ricordavo. Brutalismo si chiama. Mi ricordavo di averlo letto, ma non mi ricordavo il nome. Brutalismo. Club dei vecchi amici. Allora, qui c'è something. Qua è tutto. È tutto distrutto qua. Qua dovrò usare lo scatto. Vediamo. Ok. Già praticamente uccisa. Thank you.
ricerche. Devo andare giù se voglio prendere tutte quelle vite lì. No, che stupida! Troppo poca vita. Troppo poca vita. Spero di non dover rifare tutto. Oh mio Dio. No, al massimo mi riporterà al punto di controllo. Speriamo di no. Non credo di dover rifare tutto. Spero. No, vedo. Devo ritornare semplicemente dove ero prima. Meno male. Venitemi a prendere. Dovrei usare di più lo scudo. Quanti ne salta ancora? Vabbè, almeno qua ho ammazzato gente, quindi la vita. Buono così. Ma che è sto posto? Contrattempo astrale. Cecchino is ed è quello. Vediamo se posso mettere recupero salute più efficace. Io ho 22 adesso. Ok.
mettiamo questa e lancio meno 9%. Questa cos'è? Forza scudo, che non uso mai, dovrei usarlo ma non lo uso mai. Allora, non riesco a capire cos'è sto posto. Possiamo interagire. Sembrano tipo delle stanze in cui venivano registrati alcuni fenomeni. E mi chiedo se la persona che è lì è uno che è stato infettato da LIS oppure se è qualcos'altro. Andiamo avanti. Fanno dei test, credo, essendo... Sì, no, più o meno pensavo la stessa cosa. Esibizione astrale? Ok, questo è un punto di controllo. Similar to an iceberg, what you see is not what you always get. Regardless, this place is vitally important to the Bureau. Most information on the astral plane is classified, but we can talk in broad strokes, keeping in mind that these are staggeringly complex systems, and simplification does them no justice. Now, the white non-space, the ever-present inverted black pyramid. The board, all linked, intrinsically tied to the oldest house, tied to the director, the process of choosing a director, tied to all objects of power in terms of who controls them. Yes. Guardate com'è gasato. Ok. Allora, questo penso che riproducesse lo stesso, la stessa cassetta, non credo che fosse lo stesso video, non credo che fosse una cosa diversa. Che bello. Qui sono dei disegni del piano astrale. Meglio vedere sempre la cassetta perché quando le vedi le tagliano un po'. Allora... vediamo. Oh, non avevo guardato questo. Trascrizione di una chiamata al servizio di pronto intervento della California. Vabbè, 911, qual è l'emergenza? Salve, salve, sono qui, riesci a sentirmi? La sento, dove si trova? Sono Emma all'interno dei cavi, mi sono persa. Signora, per caso ho bevuto questa sera? Mi sento come se mi stessi allungando nel cavo verso di lei. Non agganci, potrei sparire se agganciasse. E dove andrebbe, signora? Via, sparirei, andrei lontano. Ok, ma può descrivermi quello che ha intorno? Rumore sconosciuto. Signora, pronto, signora? Il centralista ha tentato di richiamare il numero, ma non era più operativo. Eventi del mondo alterato. Ok. Rivediamo questa qui. The astral plane. Similar to an iceberg, what you see is not what you always get. Regardless, this place is vitally important to the Bureau. Most information on the astral plane is classified, but delle marionette. We can talk in broad strokes, keeping in mind dopo ci guardo. These are staggeringly complex systems, and simplification does them no justice. Now, the white non-space, the ever-present inverted black pyramid, the board,
all linked, intrinsically tied to the oldest house, tied to the director, the process of choosing a director, tied to all objects of power in terms of who controls them. Yes. Allora, la VHS delle... No, tutte queste cose qui sono molto interessanti. È chiaro che se io avessi un background di tipo fisico, magari potrei fare dei commenti un pochino più appropriati, perché mi pare di capire che si parli anche di altre dimensioni, queste cose qui, quindi magari se c'è qualcosa che... Allora, non credo di avere quella di la VHS di cui parli tu, a meno che non fosse da vedere, cioè proprio in game, non nel menu dei collezionabili. Praticamente se esplori ci sono delle TV che danno delle VHS. Non mi pare di aver ancora visto qualcosa del genere. Non mi pare di aver ancora visto qualcosa del genere. Ci farò caso. Allora, cominciamo a raccattare un po' la roba. Qui mi sembra che ci siano dei grano oscilloscopi. Questo è... Questo sembra tante cose in realtà. Sembra, la cosa che mi ricorda di più è una camera del vuoto di un microscopio elettronico, però è chiaro che non penso che sia la camera del vuoto del microscopio elettronico. Riproduzione astrale. La riproduzione del piano astrale è stata originariamente costruita per addestrare gli astralnauti. Ok, quindi quella che noi esploriamo, in cui testiamo i poteri degli oggetti del potere, è una riproduzione. Non è quello vero. O sì. Rappresenta un luogo dove potersi abituare alle visioni e ai suoni del piano astrale prima di immergersi in quello reale. Avremmo potuto fare un lavoro migliore, ma qualcuno è stato piuttosto avaro con il budget, come di solito. Ok, tuttavia una volta scoperto il, abbiamo deciso di riutilizzare tale spazio in modo migliore come il... sarà in modo migliore rispetto agli zoo, che spero in un ambiente familiare possa influire sul benessere degli animali. Speriamo di osservare il comportamento del in uno scenario simile alla sua dimensione originale. Finora ha distrutto tutto ciò che vi abbiamo riposto, ma Roma non è stata costruita in un giorno. Fai riferimento al fascicolo eccetera eccetera per il rapporto completo. Note aggiuntive. Sono state stabilite nuove convenzioni di denominazione per l'entità astrale nota come lancia astrale. Tutti i termini datati in questo rapporto sono stati oscurati. Ok. Questa è una riproduzione, dopo ce la guardiamo, credo possiamo guardarla, no? No, questo riproduce sempre la stessa cosa. Ok. An early hypothesis was that the mindscape of the astral plane is subjective. But that was fast proven wrong. It's an actual place, not a construct of the mind, even though it is with our minds that we enter and experience it. But then one could argue that that's the case with all reality. We've been able to record footage of the astral plane by monitoring the brain activity of those experiencing it. That is the only concrete material that has come out of the astral plane expeditions. Apart from one shocking exception. In the astral plane footage, we're always in the vicinity of the pyramid. We've concluded that this, not the entire plane, is what the board controls. We have glimpsed movement.
native species, always in the distance, and yet contact was made. We don't have footage of this, a technical malfunction, but when one of our astronauts returned, a brain cloud, an astral fugue, had hitchhiked a ride in his head. It ruptured out, killing the subject in question. It's a relentless predator, pursuing thoughts, minds, lethal to those the entity feeds on. Proper containment protocols are to be observed when dealing with it. Ho capito. Credo. E questa è una mappa del piano astrale? Cioè una mappa, insomma, quello che sono riusciti a fare, a riprodurre, credo. Perché in quanto piano astrale cambierà pure in continuazione. Fatemi fare una cosa, questa cosa è troppo bella però. Questa cosa è troppo bella. Sì. Che però non sarà stato, che però non sarà stato mappato completamente, probabilmente. Vabbè. Questa sarà una riproduzione di quello che è stato visto nel piano astrale, credo. Non possiamo far... No, 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 no! Pensavo che non sarebbe caduto. Pensavo che non sarebbe caduto. No, dici la scultura? Dici la scultura o il filmato? In effetti il filmato era un pochino creepy prima che andasse sul pavimento. Adesso è ancora più creepy, a dire la verità. Allora. Questa c'è la tizia che... Il tizio o la tizia che sta volando. I can't believe they keep that thing here. Queste sono le cose che abbiamo incontrato nel... Ma perché lo tengono qua dentro, sto povero? Sto povero. Insomma, sta facendo dei grandi danni. E qua non mi ricordo cosa devo fare io. Contro sti cosi. Mi sta dando un sacco fastidio la luce, scusatemi. Cioè gli scatti di la luce che fa così. Fatto bene. Ah no, ho capito. Devi intrappolarlo nella camera in fondo con i pulsanti, prima l'attrai poi chiudi tutto. Allora aspetta. Giuro ragazzi, mi sta dando un fastidio sta cosa. Aspettate un attimo, una pausa, pausa. Ok. Scappa da dietro. Da qua?
ma poi? Lo devo chiudere là dentro, credo. Apri di nuovo tutto, tranne il nemico. Allora, se riesco a farlo, ragazzi, mi dà fastidio un sacco la luce che sfarfalla così. Cioè, devo tirar via le batterie di nuovo? No. E qua. Ah, c'era questo però qui. Ho capito. Someone answer, damn it. We need backup down here. Marshall, are you still there? Shit. We're so close. We need to hurry. Dai, adesso Amber, non esagerare. Allora, dove ha tirato quella bomba l'infame? Dov'è? No. C'è qualcun altro che sta tirando la roba? Sto bastardo qua sopra. Sti bastardi. Venite fuori. Oddio no. Questo voglio sapere come si chiama dopo. Vieni, vieni che ti tiro qualcosa. Bastardo. Vieni qua. Non puoi tirarmi qualcosa se sto qui sotto. Oh là.
Adesso restano quelli là. Che inquietudine. Sto arrivando. No mercy. Quanta gente c'è? Ma mio Dio. Io ho anche preso il potenziamento per fare, per sparare i cosi, i razzi. Non capisco perché. Non capisco perché non lo sto facendo. Ci arrivo. Ma qua c'è troppa gente. Oh. Oh no. Forse lui mi ha tolto di mezzo un nemico, forse, ma non ho la certezza. Allora, l'amico corpulento, bisogna andare lì con qualche oggetto contundente. Soprattutto non ci devono essere gli altri in mezzo. Mannaggia, vieni giù. L'ho già rotto lo scudo. Oh. Raccogliamo i frutti del nostro lavoro. E c'era un sacco di roba da leggere però qua, mi sembra. E noi ci siamo fumati perché siamo andati. Adesso pian pianino recuperiamo tutto. Allora, lì sicuramente c'era qualcosa. Qua. Modifiche abbiamo. Esclusione per perforazione. Bisogna che ci facciamo una forma dell'arma nuova. Ok, questi sono gli ammassi che curano. Ed è tutto chiaro. Lancia astrale. An early hypothesis was that the mindscape of the astral plane is subjective. But... Ah no, ok, era quella di prima, credo. Grazie Rauk, grazie per essere rimasto lo stesso fino a quest'ora. Grazie mille. Buonanotte. That was fast proven wrong. It's an actual place, not a construct of the mind, even. Sì, ok, quello che abbiamo già visto. Allora, di qua non ci possiamo andare, quindi immagino che possiamo andare... Ma queste sedie qui, immagino che servano a registrare quello che succede nel piano astrale.
quando si immergono le persone oppure fanno la simulazione del piano astrale. Comunque io ho fatto caso a una cosa, non credo di aver sbagliato io. E la scorsa live ho dato un'occhiata all'orologio che c'era in una stanza vicino alla centrale e segnava quest'ora qui. E cioè è sempre fermo. Quindi è evidente che questo edificio, oltre a essere invisibile all'occhio umano, come ci diceva Emily, che può decidere di farsi vedere o non farsi vedere, è un edificio che è un po' fuori dal tempo. Qua c'è un punto di controllo. Qua c'è uno spaccato del cervello. Mamma mia. Un secondo, Marshall. Voglio raccogliere roba. Un pubblico bloccato. Ok. Indaga sull'oggetto del potere. Illuminatore per radiografie. Quindi un nuovo oggetto del potere. Grande. Lo andiamo a prendere. Informazioni sugli astralnauti. Questo rapporto è una guida introduttiva al programma Astralnauti. Include i requisiti dei candidati, le pratiche ottimali, le procedure di ricerca astrale. Gli astronauti sono individui scelti che esplorano e documentano il piano astrale. Ok. Nel laboratorio di ipnosi. Quindi quello con le sedie era il laboratorio di ipnosi, credo. Una sezione della divisione di parapsicologia. L'addestramento fisico e psicologico è vitale per le continue transizioni tra i piani, note come immersioni. Questo mi fa ricordare un sacco quest'anime che è uscito l'anno scorso e come si chiamava dunque? Magari mi viene in mente. Sostanzialmente c'erano questi investigatori che si immergevano all'interno del subconscio tipo pazzi, omicidi o comunque di persone che avevano compiuto o erano indagate per aver compiuto omicidio, insomma fatti analoghi, per provare a risolvere dei casi. E questa cosa mi ricorda un sacco quell'anime lì. Dopo ogni immersione gli astronauti devono sottoporsi a una sessione di nelle stazioni di registrazione cognitiva per registrare la propria esperienza nel piano. Infine i dati raccolti hanno dimostrato che nel piano astrale variano ampiamente tra gli astronauti. In rare occasioni tali immersioni possono risultare letali, casi che si verificano spesso quando le squadre incontrano entità astrali aggressive. Ok. Prima di usare dispositivi di registrazione, assicurarsi che vengano rispettate le seguenti misure di sicurezza. Assicurarsi che il volontario sia legato saldamente alla sedia. Assicurarsi che il cappuccio sia posizionato sopra la testa del volontario. Questa cosa è orribile. Questo impedirà al volontario di accedere a stimoli visivi durante il processo di registrazione. Fatto che potrebbe ridurre la qualità delle registrazioni. Questo previene inoltre che i tecnici addetti alla registrazione possano vedere il volto. Che subisce spasmi muscolari che possono risultare traumatizzanti. Verificare che il volontario sia a proprio agio. Come può una persona essere a proprio agio se legata a una sedia? Ma vabbè. Attivare l'apparato di registrazione. Una volta completata la registrazione, verificare l'abilità cognitiva del volontario usando il questionario. Ok.
Non c'è nulla di cui preoccuparsi se la durata della registrazione eccede il periodo di incoscienza del volontario. La dilatazione astrale è un sintomo noto. Ok. Struttura intrusiva. Gruppo di pensiero. Questo studio si aggancia al lavoro di Irving Janis, Robert Barron e altri, suggerendo forti legami causali tra il gruppo di pensiero e l'uso attivo o passivo della telepatia. Per provare queste connessioni, il Dipartimento di Parapsicologia ha effettuato varianti degli originali esperimenti di conformità di Solomon Ash. Credo si legga così. Usando un individuo telepatico come soggetto. L'importante quantità e qualità dei dati risultanti da questi esperimenti è stato successivamente usato per identificare le interferenze telepatiche all'interno del gruppo. Altre scoperte empiriche suggeriscono che è possibile prendere misure contro l'influenza telepatica nei comportamenti tramite. Questa ricerca cerca coraggiosamente di rivoluzionare decenni di teorie sui gruppi di pensiero e fornire nuovi metodi per la sperimentazione sulla mente, inclusa la manipolazione di... Boh. Qua c'è lo spaccato del cervello. Qua c'è il gruppo di il punto di controllo e noi dobbiamo parlare alla Marshall dall'interfono, che sarà qua, immagino. Questo. Ok. Marshall, can you hear me? Yes, I can hear you. Who is this? My name is Jesse Faden. I'm coming to help. Faden? Hold on, I'm sending the elevator for you. We need to talk. She got that right. Ti è piaciuto questo video? Se sì, fammelo sapere nei commenti, oppure iscrivendoti al mio canale. Corri a seguirmi anche sugli altri social per non perderti le mie prossime attività. Se vuoi, puoi anche supportarmi attraverso Ko-fi, la piattaforma dedicata ai creator di tutto il mondo. Alla prossima!